L'immaginazione è la pazza di casa, mi insegnarono al liceo. La realtà è peggio, risposi. È la scema del villaggio. Bufalino Gesualdo. È stato giustamente notato che una delle caratteristiche della civiltà antica, quasi un segreto della perenne grandezza classica, è il rispetto delle tradizioni. Non che tale rispetto significhi il fossilizzarsi in forme superate dal tempo, bensì mantenere vivo ciò che i secoli hanno provato essere buono e fecondo. La tradizione, in tal modo, non ostacola minimamente il sano e felice progresso. È al tempo stesso un potente stimolo a preservarsi nel sicuro cammino, un freno allo spirito avventuriero, incline ad abbracciare senza discernimento qualsiasi novità. È altresì, come suol dirsi, il segnale d'allarme e centro di scadimenti. Pio XII. Possiamo iniziare la seduta del comitato di oggi. Per cui il punto dell'ordine del giorno è una discussione sulla scuola che vorremmo. Per poterlo fare abbiamo invitato qui un insegnante di filosofia proveniente dall'Università di Catania, professor Fiammingo. Inoltre, per poter fare un confronto magari un po' più equilibrato e comunque notare bene le differenze, abbiamo chiamato due insegnanti di latino e greco di questa scuola. Prego, professore, a lei la parola. Bene, oggi sotto processo abbiamo l'istruzione scolastica moderna. Grazie per essere qui. Dimmi, scuola, sei contenta di ciò che fai? Trovi divertente trasformare milioni di ragazzi in tanti robot? Ti rendi conto di quanti ragazzi si immedesimano in un mare di tecnicismi, nuotando controcorrente in classe, privandosi di scoprire le proprie capacità, pensando di essere stupidi, credendo di essere inutili? Ora è arrivato il momento, non ci sono più scuse. Chiamo la scuola a rispondere e l'accuso di incidere la creatività, l'individualità e di abusare dell'intelligenza dei ragazzi. È un'istituzione sorpassata e sprovveduta da molto tempo. Quindi, vostro onore, questo conclude la mia prefazione e se mi date la possibilità di dimostrare la mia tesi, ne darò prova. Prego, professore. Beh, qui abbiamo un telefono di ultima generazione. Lo vedete tutti, no? Benissimo. Qui invece abbiamo un telefono di molti altri anni fa. C'è un po' di differenza. Ma continuando, qui abbiamo una macchina di ultima generazione, mentre qui abbiamo un'altra macchina di molto tempo fa. Anche qui c'è un bel po' di differenza. Invece qui abbiamo una classe di studenti, una classe moderna. Potrebbero essere i nostri ragazzi in classe, mentre qui abbiamo una classe di 150 anni fa. Nota alcuna differenza? Beh, io non ne noto nessuno. Non è una vergogna questo? Praticamente per più di un secolo non è cambiato nulla. Tuttavia voi pretendete di preparare gli studenti al futuro. Con queste prove devo dire che più che preparare gli studenti al futuro li stiamo preparando al passato. Ho fatto un controllo sulla vostra storia professionale e i risultati evidenziano che voi siete stati preparati per insegnare alle persone a lavorare nelle fabbriche. Questo spiega il perché mettete gli studenti in fila, educati ed ordinati, dicendo loro di stare seduti e di alzare la mano se vogliono parlare. Concedete loro una piccola pausa per mangiare e poi li mettete in concorrenza per ottenere il massimo dei voti, un voto che determina la qualità del prodotto come se fossero bistecche al supermercato. Ho capito che i tempi passati erano diversi, sì. Tutti abbiamo un passato, ma io non sono grandi. Oggi non abbiamo bisogno di robot zombie. Il mondo si è evoluto e abbiamo bisogno di persone che pensino in modo creativo, innovativo, critico e autonomo, con la capacità di connettersi. Ogni scienziato dirà che i nostri cervelli sono differenti l'uno dall'altro, ma non solo gli scienziati, anche dei semplici genitori mi potranno dire che un figlio è diverso dall'altro. Quindi vi prego di dirmi perché trattate gli studenti come fossero degli stampini o dei cappellini con un'unica taglia per tutti. Ehi, attenda al linguaggio. Professore, la prego di lasciare continuare con il suo collega. Prego. Scusate, vostro onore, se un dottore prescrivesse la stessa identica medicina a tutti i pazienti, il risultato sarebbe tragico. Molte persone morirebbero. A scuola accade la stessa identica cosa. Insegnate in modo sbagliato. Quando un insegnante si trova di fronte a 20 studenti, ognuno di loro con diverse forze, bisogni, capacità e sogni. E tu stai insegnando la stessa identica cosa?
nello stesso identico modo. Questa cosa è terribile. Signori e signori, la difesa non dovrebbe essere dichiarata innocente. Questo deve essere ritenuto uno dei peggiori crimini mai commessi. A meno che non ci dite il modo in cui trattate i vostri impiegati. Attenzione! Aspetti, professore, vorremmo ascoltare. È una vergogna. Gli insegnanti hanno il lavoro più importante al mondo. Tuttavia sono sottopagati. Non c'è più da stupirsi se un ragazzo viene minimo a scuola. Secondo me, gli insegnanti dovrebbero guadagnare quanto i medici. Perché un medico può operare al cuore, salvare la vita di un ragazzo. Mentre un insegnante può raggiungere il cuore di quel ragazzo e consentirle di vivere in modo autentico. Vedete, gli insegnanti sono eroi che spesso vengono accusati, ma non sono loro il problema. Lavorano in un sistema dove non ci sono scelte e diritti. I curriculum sono fatti dai politici che non hanno mai insegnato nella loro vita. Sono solo ossessionati da test standardizzati. Pensano che il successo sia determinato da risposte seriali. Questi test sono troppo primitivi per essere utilizzati e dovrebbero essere abbandonati. Queste non sono le mie parole, sono le parole di Frederick J. Kelly, l'uomo che ha inventato i test standard, che disse: questi test sono troppo primitivi per essere utilizzati e dovrebbero essere abbandonati. Signore e signore della giuria, se continuassimo i risultati sarebbero letali. Non ho molta fiducia nella scuola, ma ho molta fiducia nelle persone. Se personalizziamo il sistema sanitario, le automobili e le pagine di Facebook, allora è il nostro dovere fare lo stesso per l'istruzione. Per aggiornarla, cambiarla, lasciamo perdere l'impegno scolastico, che non serve a nulla a meno che non lavoriamo per tirar fuori l'impegno da ogni studente. Dobbiamo raggiungere il centro di ogni cuore in ogni classe. La matematica e tutte le scienze tecniche sono importanti, ma non più di materie umanistiche, dove le immortali orazioni studiate dagli studenti che frequentano il liceo classico, indirizzo che forma e non deforma la qualità della conoscenza più logica, oggi non gli si riconosce il merito. Forse dai classici nasce la democrazia e il valore di autoeducarsi per vivere di valori? Diamo ad ogni talento la medesima possibilità. So che sembra solo un sogno, ma paesi come la Finlandia stanno facendo cose impressionanti. Si basano sull'importanza della collaborazione, anziché alle competizioni. Dobbiamo muoverci. Gli studenti possono rappresentare il 20% della popolazione, ma rappresenteranno il 100% del nostro futuro. Quindi prendiamoci cura dei loro sogni e vedrete che risultati otterremo. Questo è un mondo in cui credo, un mondo dove è l'uomo a fare la storia. Ritorniamo a costruire le menti e poi i robot. Il liceo classico è un dono meraviglioso, creato da Giovanni Gentile. E come spesso accade, ci si accorge dell'importanza di una realtà a cui siamo abituati solo allorché comincia a venir meno. Come accade quando manca l'aria, così è per il liceo classico, che ha reso possibile la superiorità culturale di intere generazioni rispetto ai loro coetanei di tutto il mondo. Con l'insegnamento del latino e del greco, ma poi anche con il nobile progetto di formare uomini in senso pieno, unendo tra loro la paideia greca, la raison illuministica e la bildung romantica. Il liceo classico resta un unicum nel panorama mondiale, e oggi, possiamo dirlo, una vera e propria forma di resistenza a generalizzato cretinismo economico, che la cosiddetta mondializzazione sta esportando in ogni angolo del pianeta. Cretinismo in forza, del quale sempre meno si pensa e sempre più si calcola. In un desolante paesaggio, in cui il greco e il latino, la filosofia e l'arte, sono liquidati come inutili. Sic della stolida ragione calcolatoria, che pretende di essere la sola sorgente di senso.